Ciao a tutti ragazze e ragazze, io sono Alessandra Peluri e ho 20 anni, mi trovo qui a Jesolo in questa magnifica location e mi piace questo divano, questa non è una pubblicità di poltroni sofà. Io sono una delle concorrenti che parteciperà alle finali nazionali di Miss Red Carpet che si terranno domani a Jesolo. Quindi adesso facciamo una cosa, andiamoci a preparare. Ciao, sono Silvia Giacomelli, ho 20 anni e mi trovo al concorso di Miss Red Carpet a Jesolo. Sono qui per partecipare ovviamente, quindi se volete rivedermi mi troverete su Mediaset a canale 4 e la 5. Sono qua per partecipare, spero di vincere e adesso andremo nei camerini a cambiarci. Seguitemi! Abbiamo finito adesso le prove, per fortuna nessuna è caduta, speriamo che anche domani vada così. Ci vediamo dopo l'albergo, mangiamo qualcosa e ci leviamo questi tacchi perché i piedi non ne passano più. Ciao! Abbiamo appena finito di fare le prove e diciamo che era meglio se non si facevano, però insomma perché non è andata un granché, però vabbè, vediamo domani insomma e dopo si va a mangiare. Ci vediamo dopo in albergo, magari lì sappiamo camminare un po' meglio, da sole, dove non ci guarda nessuno, ecco, magari lì, insomma. Buongiorno a tutti, oggi è il secondo giorno, siamo pronte per fare lo shooting, ci manca solo il trucco e il parrucco e poi ci ritroveremo stasera alla grande finale. E lei è innamorata di Dario Lombardi? Non è lui! Io sono sposata! Ciao, sono sempre io, pronta per lo shooting, aspetto che mi facciano i capelli e seguiteci, a tra poco! Sono nervosa, mi viene da ridere perché sono nervosa, cioè non ce la faccio. No, mi viene da ridere, mi piace. Esatto, tocca fare per vincere. Ma chi vince? Chi? Te lo dico io che vince. Lo vuoi sapere?
Se mi muovo è un macello. Poi siamo nel punto delicato delle sopracciglia, quindi se si sbaglia non mi cambia lo sguardo. Potresti diventare incazzata. Sì, sembra una diva. Però tutto ok, tra poco ci vedrete. Tasse! Nelle tasse! Okay. Sì. Niente ragazzi, siamo qui, manca pochissimissimo, ci stiamo dando forza a vicenda perché ne serve tanta e merda.
la sensibilità artistica Silvia Giacomelli